emozionato perché questa banda di ragazzini era terribile e Nardò grazie a loro ha vissuto dei momenti di gloria. Onorato di avervi qui, grazie e un fortissimo applauso. Ciccio Cartisano, prima di arrivare questa sera mi hai detto non potevo mancare, questa emozione che ci stai dando viene ricambiata in qualche modo, ce lo spieghi quale? Volume. Io ho giocato 6 anni nel Nardò, ho avuto questo onore, questo piacere. 6 anni in tempo, quasi tempo a Vertice, dove ho conosciuto veramente la cittadina di Nardò. Quando qualche amico mi domanda di Nardò, dico sempre Nardò è nel calcio, Nardò vive di calcio, è la realtà. Ora quello che voglio dire è questo, non facciamo arrabbiare quei signori. Facciamo che il calcio ritorni nuovamente quello che era nato. Questa serata serve anche a voi. Grazie, 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 questo augurio è importantissimo. Nicola Tagliano, lei è uno di quelli, io le do le lei perché per rispetto e riverenza verso una persona per me eroica, mentre il signor Cartisano l'ho visto giocare, di lei ne ho sentito solamente le gesta. Però ascoltavo quella... Questo non mi fa piacere. No, vabbè, ma è importante essere giovani dentro, e lei lo è sicuramente, oltre che nello spirito, lo è anche nella presenza. Dicevo, io sentivo quella formazione Comola, Tagliano, Remini che si buttava alle orecchie degli attaccanti, in stile Tyson, precursore di Tyson, di Mike Tyson. Ecco, Tagliano era un nome per me irraggiungibile, no? da bambino, come tanti della mia generazione, quindi averla qui per me è un motivo, e per tutti noi è un motivo di grossa soddisfazione. Ma Tagliano al Nardò ha dato tanto, dal Nardò cosa ha ricevuto? Io al Nardò ho dato tanto, però ho ricevuto, tant'è vero che io sono un cittadino nel ritiro. Grazie anche a Gidio Mazzarella, un fotografo, un caro amico che ho da 50 anni. Per cui quello che voglio dire, io ho casa qui a Nardò, per cui ogni anno vengo a Nardò. Per cui, e devo dire che ho fatto questo perché sono stato benissimo quando ho giocato nel Nardò. E devo dire che sono stati 2 anni, forse i primi 2 anni della Serie C, con ricordi particolari, spareggi, insomma, primo anno, secondo anno ho fatto bene. E devo dire che la gente mi ha ricambiato con molto affetto e sono rimasto qui a Nardò con questa casa che vengo sempre. Ora, non rivedere più il Nardò sulle pagine dei giornali, come hanno detto, è una cosa che non va bene. Mentre prima andavamo sulle schedine, adesso non siamo più neanche sui giornali. Spero che al più presto possa... Qual è il gol che le è rimasto più impresso? Quella... Diciamo che io a Nardò... No, quello giocavo a Lecce. Sì, il gol più bello è quello che ho fatto. Lui, Nicola, ricordava quello con la Ternana, ma giocavo a Lecce. Io penso di aver fatto un gol, scusami. Con la del Dugascoli. Di aver fatto dei gol belli, ma il più bello è quello che ho fatto la prima giornata di campionato col Siracusa. Qualcuno che è datato come me forse se lo ricorda. Ho tirato una punizione da 35 metri per non esagerare, l'ho messa nell'incrocio dei pali, dove volevo metterla? Perfetto, alla Pirlo. Prego Ciccio voleva aggiungere un particolare. Voglio aggiungere un particolare, forse era Vertino questo. Io allora giocavo nel Lecce, quell'anno che sono fatti gli spareggi. Guarda caso, loro vincevano, Nardò vinceva 1-0, io nel Lecce, rigore al primo minuto di gioco, del secondo tempo, lo sbagliai. Questo forse era destino, che Nardò si doveva salvare, che io dovevo venire qualche anno da Nardò. Sono episodi importanti che rimangono nella storia, qualche tifoso con i capelli grigi le ricorda queste posso cose. Posso ricordare, così per essere, prego, diciamo, la par condicio, come si suol dire. Io giocavo nel Nardò, ho fatto gol a Lecce, abbiamo vinto 1-0. Giocavo con Lecce, sono venuto a Nardò, abbiamo vinto 1-0. Ok. Gioco io. Perfetto. Ecco, questo signore qua, ho avuto il piacere di contattarlo qualche giorno fa al telefono e ne ho apprezzato la pacatezza nel modo di esprimersi, la serenità del personaggio.
non avevo mai avuto la gioia e il piacere di incontrarla di prima persona, ma lei rappresenta veramente la figura calcistica per eccellenza della storia granata. Perché? Perché Nicola Ulivo era il capitano del Nardò. Nicola Ulivo è qui e ci onora della sua presenza ed è un onore grandissimo perché, ripeto, fa parte di quella schiera di persone che leggi negli almanacchi ma non credi di poter un giorno incontrare. Invece stare qui con voi questa sera ci dà tanta gioia e Nicola Ulivo veramente rappresenta l'essenza del calcio granata, il capitano, quello che ha portato gloria e fierezza, vero Nicola? Guardi, noi stiamo parlando già di roba di quasi 40 anni. Di più? Andando indietro. Quindi ci sono tanti di quei ricordi che si accavallano uno sull'altro e sono tutti ricordi bellissimi. Sono ricordi indimenticabili perché sono stati vissuti in un'epoca quando il calcio veramente era un qualche cosa che tutto il pubblico sentiva dentro e che veramente si rendeva, partecipe, no, trasportato dall'evento. Sì, si rendeva trasportato perché partecipava insieme a chi stava in campo e in un modo che ti spingeva proprio a dare tutto te stesso fino all'ultimo respiro, all'ultimo minuto della partita. È chiaro che sono stati anni bellissimi qui, ne sono stati parecchi, sono stati 9 anni vissuti con grande emozione. Per ogni partita per noi era uno spareggio, specialmente all'inizio, quando io sono venuto qui il primo anno, che è stata fatta una squadra da parte della società giusto per fare un campionato onorevole per arrivare quantomeno più in alto possibile. Quello fu un anno, diciamo, veramente di grande gloria, perché tutti quanti sportivi, dirigenti, giocatori, tutto potevano immaginare, meno che si potesse arrivare al termine del campionato vincendo in modo inaspettato e quindi mandando completamente in delirio i tifosi di Nardò. E io ricordo la lunga battaglia che c'è stata in quell'anno con il Brindisi capolista, che si era un pochettino dissanguato economicamente per poter costruire una squadra per andare nella categoria superiore della Serie C. Allora che la Serie C era una categoria di tutto rispetto. È terza serie. Sì, no, la quarta serie era già un qualche cosa di abbastanza notevole. Però la Serie C era una categoria che già ti metteva alla ribalta, certo, no? in campo italiano. Quindi quella vittoria acciuffata agli ultimi momenti e alle ultime partite ha fatto in modo di rendere Nardò ancora più visibile. È chiaro che è stata un'improvvisata sia per noi che per i dirigenti che hanno dovuto poi successivamente formare un'altra squadra che potesse affrontare gli impegni successivi. Ce ne sono tanti di questi ricordi e ripeto che fanno parte del passato che io a malapena riesco a ricordare perché sono state forti le emozioni che tante volte nel ricordarmele Per fortuna ci sono gli almanacchi, no? Poi ci sono le foto, c'è la storia che viene tramandata, ci sono queste serate che ci fanno rincontrare, per cui grazie capitano. Ma in effetti queste ti manca un uomo, ma non era il suo ruolo. Esatto. Certo.
Ma la serata mi ha emozionato moltissimo, specialmente l'invito che lei mi ha fatto, che ha insistito. E io ringrazio per questo, perché so che ha fatto qualche sacrificio a venire. Avevo spiegato anche che mi era un pochettino impossibile per situazioni di salute, diciamo. Certo. Quindi io comunque ringrazio. Il ringraziamento va al Club Fedelissimi, non a me. E tutti quanti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi, e auguro al Nardò, veramente alla nuova società, ai Fedelissimi, di potersi impegnare al massimo affinché veramente Nardò torni a splendere di luce propria come non ha avuto. Grazie mille, grazie capitano, grazie. Spiridione, questa voglia di parlare, di dire qualcosa, no, sto scherzando, dai, perché ti ho visto così... Siccome io lo conosco da anni, da bambino, è normale. Praticamente io ho 75 anni, lui ne ha molti di meno di me, allora lo ricordo. Appena due. Spiridione Pavia, un monumento calcistico neritino, perché neritino adottato, forse ti sei allontanato dal calcio in maniera attiva a termine della tua carriera, però la storia parla per te. No, poi andai un anno a Tricase e vincemmo il campionato, e io feci l'allenatore e il giocatore. Poi dopo, l'anno dopo, il Nardò retrocedeva e noi vincevamo il campionato lì. E venne a fare per 4-5 mesi l'allenatore, alla fine, quando raccontavano, non mi ricordo chi, che ci salvammo all'ultima partita vincendo 1-0, che non era, insomma, credevamo di aver retrocesso. Nardò, certo. Nardò Pinedo. Ah, ecco, sì, Nardò Pinedo, benissimo. Io sono onorato di essere a Nardò da tanti anni. Io ho giocato 10 anni a Nardò, ho vinto, diciamo, 3 campionati, perché quello che ci salvammo a Roma di Serie C equivale a una vittoria. Vinto. Perciò dico, allora c'era il dottor Antico, che bisogna dar merito veramente, e io vorrei che qui quest'anno si potesse prendere una decisione per portare la squadra di nuovo nelle prime posizioni. Certo. Il pubblico lo merita, perché veramente è inutile, l'hanno detto tutti, lo dico pure io, che mi sono affermato qui anche come lavoro, perciò a un certo momento lo merita il pubblico e deve essere fatto. Da chi non lo so. Beh, se questo augurio parte dalla storia del calcio neritino, non può che avverarsi. Ma senz'altro, perché abbiamo vissuto veramente una storia, Nardò, perché quando sono venuto io ero ragazzino, avevo 19 anni, e abbiamo vinto tutti questi campionati giocando contro grosse squadre. Con noi abbiamo giocato contro i vari giocatori di Serie A che hanno giocato anche in nazionale, che giocavano con tante squadre, con Taranto, Benetti, con altre squadre. Adesso vedere il Nardò in queste condizioni, insomma, fa male un po'. A me mi tremano le gambe, dico sinceramente. Certo. Un augurio. Beh, Pimpimì invece è una presenza quotidiana, quella sua, che ci incrociamo spesso. Mi rifaccio a quello che ha detto il professore Mennonna, che in quegli anni era la città che era tutta la protagonista. E persone che semmai che erano dottori, avvocati, sugli sfarti diventavano dei tifosi accaniti. Tanto è vero che ricordo che una partita Nardò-Galatone, Aspiro, segna il gol agli ultimi minuti col Galatone. Non potetti uscire di casa per una settimana. Mi chiamavano tutti infame, infame, infame. Tanto che mio padre si faceva il barbiere, si mise sul rasoio così, disse: Pippi, a qualche tu gli taglio la gola. Mi chiamano in un salotto e dicono infame, infame. Dunque, per dire che era la città che partecipava, tutta la città partecipava, signor sindaco, era tutta la città che partecipava. Non ho altro da dire. Grazie Pippi, grazie. Certo. Appena da lei dovrei raccontare, prego.
No, scusi, ho sbagliato. Mario Tresen, sono i capelli che mi hanno confuso. No, a dire la verità, Mario, adesso ti ho riconosciuto, però sai cos'è? Tu avevi già i capelli, radi da attaccante, è vero? È vero. Quindi, sì. Verso la fine degli anni 70 però eri un prolifico attaccante. No, vabbè, attaccante. 20 anni. Beh, insomma, anche tu hai scritto la tua storia abbastanza onorevolmente con la casacca che era. Questa sera sono qui per te, non per quel mio amico Antonio Mandoro, perché quello scherza sempre, allora non ci credevo. Beh, però dobbiamo ringraziare lui. Quando mi ha detto di passo Fernando, ho detto me lo passi. Ho sentito il suo venuto, no. Perché ho lavorato pure insieme a lui, allora lo so com'è, scherza sempre. Per quello sono venuto, per i fedelissimi. Io ogni tanto pure mi invitano sempre per andare al circo, ci vado volentieri, però quando è possibile, adesso però, sono, insomma, sono un po' in difficoltà, diciamo, nel senso, vabbè, io a Nardò mi sono trovato benissimo, però sono venuto, diciamo, negli anni di un po' pure nella società che era un po' di difficoltà. Allora, però sei emerso sempre come talentuoso, sì, attaccante. Sì, sì, ma io quando ho sentito Nardò dove giocavo prima, ho detto sì subito, perché ho detto mi avvicino vicino a casa, così Nardò, poi sapendo la piazza che è importante, che speravo già da ragazzo per venire a giocare qua a Nardò quando ero al Copertino, poi si è avverato, ho detto finalmente mi avvicino a casa, cioè, e sto pure con gli amici che di Nardopoli, che ce ne sono tanti, insomma, per quello, insomma. Poi fedelissimi che mi conoscono, che ti fanno sempre quei scherzi, come pensavo che era quello. Vabbè, la goliardia fa parte del nostro. No, ma io so cosa, ma ci casco sempre poco. L'amico di cui stiamo parlando è un tuttofare negli scherzi, per cui ci sta. È uno di quei malati proprio. Certo. grazie. Vabbè. Grazie mille. Comunque, speriamo che il Nardò veramente, come ha detto pure il mio amico Fernando Natale, come hanno detto tutti gli altri, che riparta. Che si legge il giornale e non vedi il Nardò. Ecco qua uno di quelli che.